Vado contro tutti e tutto. Per il Marruccino faccio questo e altro. Sì, perché credo che il Marruccino non sia una spesa da sostenere, ma sia un investimento da curare con passione, da curare con determinazione, da curare perché investire sul Marruccino, investire sulla cultura vuol dire investire sul futuro di Chieti e dell'Abruzzo. Oggi l'Abruzzo ha bisogno di elevarsi un po' dall'essere semplicemente una bella terra con straordinarie eccellenze ambientali, deve avere la capacità anche di dire di essere una grande terra perché sa produrre cultura. Il Teatro Marruccino è uno di questi grandi incubatori di cultura, il bicentenario del Teatro Marruccino è il segno evidente di come questa terra sia stata capace di produrre cultura da molto tempo. Celebrare il duecentenario, aprire la stagione del duecentenario con Uto Ughi è un esempio tangibile di come questa terra, l'Abruzzo, Chieti, siano capaci di offrire spettacoli, di offrire artisti che hanno una dimensione internazionale. E ha detto anche ho bypassato i conticini dei ragionieri. La cultura non sempre viene percepita come un investimento. Chi è abituato a far conti giustamente ritiene che questi conti debbano magari riguardare, queste spese debbano riguardare altri settori. Io ho ritenuto invece che queste spese, la spesa per il Marruccino, la spesa per la cultura, la spesa per la promozione della cultura nella nostra città in Abruzzo, valga molto di più di qualche altra spesa, magari pur giustificata dai calcoli ragionieristici, ma non giustificata a mio avviso dalla necessità di far crescere, di far elevare il livello qualitativo dell'offerta culturale della nostra regione e della nostra città. Grazie Pellegrino, queste sono cose che non nascono per caso, ma vengono soltanto da un grande impegno bypassando tutti i canali istituzionali. Lei è riuscito, ovviamente l'ho detto con orgoglio, è riuscito a portare Uto Ughi a Chieti. È la prima volta che il grande maestro si esibisce al Marruccino. Certamente, e come ho detto prima, il punto di forza dei direttori artistici sono le relazioni e i rapporti. Io col mio violino mi sono creato in questi 30 anni di attività. Il maestro Uto Ughi per me rappresenta un'icona nel mondo musicale, proprio nel mondo, lui l'ha suonato in tutto il mondo e la sua caratteristica è il bel suono, il bel canto italiano, oltre al virtuosismo e alla tecnica trascendentale. Ho chiesto a lui personalmente in una cena conviviale di poter inaugurare la stagione del Teatro Marruccino, il bicentenario, il concerto del bicentenario all'interno della stagione del Teatro Marruccino. Lui ha accettato con grande entusiasmo e venendo molto incontro alle esigenze del Teatro Marruccino. Dai suoi occhi si evince particolare orgoglio, questo significa che non si fermerà qui. Certamente no, per me dai miei occhi si evince l'emozione che provo ogni volta che suono insieme a lui, sono emozioni molto grandi. Questa volta non salirò sul palcoscenico per ovvi motivi, aprirei una polemica infinita anche se io ci collaboro da 30 anni, però questa volta soffrirò un po' perché sarò da spettatore invece che da comprimario insieme a lui. Grazie.